Ciao chitarrai, oggi vi spiego quali sono le problematiche più comuni con la plettrata alternata e vi spiego anche 5 trucchi per sbloccare la vostra abilità con questa tecnica. Per chi non mi conosce, sono Stefano Rossi, insegnante di chitarra, direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso mi godo un hamburger con uova e gorgonzola. Yeah! Potete trovare il PDF di supporto a questa video lezione qui sotto nel primo commento. Se anche voi volete migliorare il vostro modo di suonare, ma soprattutto se volete saperne di più sul fantastico mondo della chitarra, iscrivetevi subito al mio canale cliccando anche sulla campanellina e attivando gli aggiornamenti. In particolare se volete migliorare la vostra tecnica chitarristica. Infatti questo è solo il primo di una serie di video dedicati alle diverse tecniche che affrontiamo quando suoniamo la chitarra e in cui vi farò vedere questi piccoli trucchi che vi permettono di risolvere le vostre problematiche. La plettrata alternata è probabilmente la prima tecnica che tutti quanti i chitarristi studiano, ma non è assolutamente la più semplice. Dovete sapere infatti che tra tutti i chitarristi che ho avuto come allievi negli ormai tantissimi anni che ho passato insegnando chitarra, è la seconda tecnica che causa più problemi di tutte. La prima sicuramente è lo sweep picking, ma ne parlerò in uno dei prossimi video, per cui sei iscritto? Sei iscritto? Comunque, cavolate a parte, nel corso degli anni ho visto che, bene o male, ci sono sempre le stesse problematiche, ci sono alcuni tipi di problemi che capitano più spesso di altri. E ho realizzato questo video in modo da dare una zampa a chiunque si trovi bloccato nell'uso di questa tecnica. Il primo trucco è fare attenzione alla qualità della plettrata, ma soprattutto all'attrito che ha il plettro con la corda. A prescindere dalla qualità del plettro, quindi dalla grossezza del plettro, dalla lunghezza del plettro, l'elemento più importante da considerare quando si plettra in alternata è la profondità con cui noi andiamo a plettrare proprio sulle corde. Cosa voglio dire? Se noi andiamo a plettrare troppo profondamente e quindi, per esempio, come vi sto facendo vedere in questo momento, sicuramente non avremo un'alternata fluida perché il plettro praticamente si trova perennemente incastrato all'interno di queste due corde. Quindi bisogna plettrare con meno punta. Come potete vedere, non occorre utilizzare tutta questa punta, ma possiamo appunto andare ad agire in questo modo, quindi penetrando, diciamo, per circa un millimetro, ecco, poi chiaramente è soggettivo, però questa è un'idea che ci si può fare anche così a grandi linee per avere una plettrata corretta. Ma oltre alla profondità bisogna fare attenzione alla direzione del movimento che effettuiamo quando andiamo a suonare in plettrata alternata. Dobbiamo evitare il più possibile l'effetto cucchiaio. Cosa significa? Quando andiamo a plettrare, dobbiamo fare attenzione ad evitare questo effetto. Questo suono che sentite non è nemmeno tanto gradevole, è prodotto quando noi scaviamo anziché plettrare in maniera decisa e, diciamo, con una linea abbastanza retta tra il plettro e le corde. Qui non sto parlando di rotazione di polso, rotazione delle dita, rotazione dell'avambraccio, rotazione di questo asse, ma sto parlando di questo asse. Quindi dobbiamo evitare l'effetto cucchiaio. Questo può accadere sia in questo senso, sia in questo senso, a seconda di quanto teniamo inclinata la mano in uno o nell'altro senso. Se noi siamo abituati, per esempio, a tenere troppo la mano inclinata così, come potete vedere qua, sto intrappolando il plettro in questa direzione. Se invece ce l'abbiamo troppo inclinata in questo senso, potremmo, con un movimento scorretto, appunto, scucchiaiare in quest'altra direzione. Quindi cerchiamo di trovare l'inclinazione giusta. Un buon esercizio che potete fare per allenarvi in questo senso è questo semplicissimo lick. Semplicemente una scala di re minore affrontata a sedicesimi che ci permette quindi di rimanere concentrati sulla qualità della nostra plettrata, quindi inclinazione e evitare lo scucchiaiamento.
se lo facciamo correttamente possiamo raggiungere anche velocità interessanti. Il secondo trucco da considerare per migliorare la propria plettrata alternata è valutare l'appoggio della mano destra. Ci sono diversi modi per appoggiarsi al body della chitarra per suonare in alternata in modo tale da facilitarci la vita. Questo dipende moltissimo dalla propria conformazione fisica e diciamo che non c'è una via giusta al 100%. Qualcuno si trova meglio appoggiandosi nella parte superiore del body, qualcuno nella parte inferiore del body. Io preferisco personalmente la parte superiore, perché per il mio modo di suonare, essendo che io suono anche in hybrid picking, allora mi trovo meglio con questa modalità rispetto che rimanere appoggiato da questa parte. La cosa importante in entrambe le circostanze è di evitare di fare troppo peso nel punto di appoggio, sia esso su questo lato, sia esso su questo lato. Dobbiamo evitare quanto più possibile di avere un blocco da parte delle nostre dita, in questo caso chi si appoggia per esempio con le dita qui di solito tende a bloccarsi nello spostamento delle corde con le dita, chi invece si appoggia di qua se si blocca è perché sta premendo troppo appunto con questa parte della mano. Quindi attenzione a non premere troppo per compensare un certo tipo di insicurezza. Va benissimo appoggiarsi, ma far troppa forza invece è controproducente. Il terzo trucco che vi consiglio per migliorare la vostra alternata è di fare attenzione a che tipo di approccio utilizzate voi nel movimento di questa plettrata alternata. Se riuscite a capire il vostro modo di plettrare, potete anche capire che cosa è più conveniente fare nel vostro caso per migliorare la qualità della vostra plettrata. C'è chi plettra utilizzando moltissimo il polso, chi plettra utilizzando moltissimo invece l'avambraccio, chi plettra usando un misto tra le due cose. Io mantengo il polso abbastanza morbido e muovo leggermente l'avambraccio quando sto facendo alternare. Ok? Quindi ognuno di noi ha una predilizione verso una direzione oppure l'altra. Non occorre, se per caso state plettrando già in una di queste due modalità, magari predilite di più il braccio o il polso, cambiare completamente impostazione in tal senso. Perché ognuno di noi è diverso. Basta semplicemente ragionare su che cosa ci sta bloccando in quel momento. Dove sto mettendo eccessiva tensione? Dove sto mettendo un peso eccessivo? Ma soprattutto, la mia spalla destra com'è messa? Perché ancor più di come noi plettriamo è importante mantenere la spalla destra rilassata, soprattutto se state pensando di suonare per molto tempo quotidianamente, per evitare appunto dei sovraccarichi. Se teniamo la spalla troppo in questo senso, per esempio, sicuramente andremo a far tirare qualcosa che non dovrebbe tirare. C'è chi per esempio alza tanto la spalla destra, c'è chi la porta in avanti. Ecco, dobbiamo cercare di essere abbastanza in asse quando suoniamo. Se vedete, quando sto suonando io, ok, in questo momento non sono particolarmente spostato verso una direzione o l'altra direzione, ok? Sono rilassato, il rilassamento deve partire proprio dalla spalla. Quindi fate moltissima attenzione a questo. Non crucciatevi per il polso o per l'avambraccio, ma crucciatevi per la spalla. Occhio quindi in questo senso anche all'appoggio che avete sul body, perché se per caso vi appoggiate in un modo che vi è scomodo per la spalla, dovete trovare per forza un'altra modalità di appoggio. Se volete evitare problemi, poi se volete sentire del male anche se non serve, affari vostri. Da questo punto di vista è importante anche scegliere un tipo di chitarra che sia anche congeniale alla propria postura. Io per esempio faccio abbastanza fatica a suonare con le chitarre con la cassa troppo grossa. Mi ritrovo sempre comunque sbilanciato con la spalla. Ora, chiaro, ognuno è diverso e chiaramente magari io sono piccolino e potrei aver bisogno di un certo tipo di chitarre,
però non è una legge, ok? Ognuno di noi è fatto in maniera diversa e ognuno di noi si trova meglio o peggio con diversi tipi di body. Quindi sperimentate, mi raccomando, e provate a stare attenti appunto a come appoggiate il braccio sul body e come è messa la vostra spalla. Il quarto trucco che vi consiglio per migliorare la vostra plettrata alternata è di fare incredibilmente attenzione al cambio tra le corde. Questo è infatti il punto più difficile di tutta quanta questa tecnica. Non basta infatti semplicemente fare giù su giù su giù su o su giù su giù su giù. Bisogna anche valutare come plettrare tra una corda e l'altra quando dobbiamo passare a eseguire delle note dalla sesta corda alla quinta alla quarta, eccetera eccetera. A seconda del lick che abbiamo e a seconda del quantitativo di note che facciamo all'interno di una corda, il nostro approccio andrà a cambiare. Da questo punto di vista vi descrivo in modo molto breve in che cosa consiste il cosiddetto peak slanting. Questo è un concetto che prevede l'inclinazione del plettro in modo tale da facilitare il cambio di corde. Il primo ad analizzare questo concetto è stato un certo Troy Grady, che ha capito come fare a passare tra una corda e l'altra con la plettrata alternata nella maniera più agevole possibile. Ha anche analizzato diversi chitarristi proprio per vedere come facevano loro a gestire questo cambio di corda. Se non lo conoscete, vi consiglio di andare a vedere il suo canale YouTube, e se per caso invece volete una versione italiana di ciò che dice Troy Grady, vi consiglio di visitare il canale di Luca Milieri, che ha realizzato diversi video proprio su questo argomento. Ma andiamo a vedere che cosa significa questo peak slanting. Praticamente, quando noi andiamo a cambiare tra una corda e l'altra, abbiamo delle diverse tipologie di inclinazione del plettro che ci consentono di cambiare in maniera agevole tra le corde. Ora vi faccio vedere attraverso questo lick le due tipologie diverse di peak slanting. La prima tipologia, che è il downward peak slanting, ossia quando il plettro viene inclinato in questa direzione. E in questo modo, come potete vedere, ogni volta che vado a plettrare in su ho la possibilità di passare agevolmente tra una corda e l'altra, perché il plettro si alza sopra le corde e quindi il passaggio tra le corde diventa più agevole. Ora, se io con la stessa inclinazione decidessi di iniziare questo lick con la plettrata in su, invece, farei un casino pazzesco. Perché? Perché quando io vado a fare su, giù, adesso ho il plettro qui e dovrei andare a plettrare in su qui, ed è un macello. Invece, se appunto comincio in giù, riesco in questo modo a passare tra le corde e quindi ottenere una maggiore fluidità di esecuzione. E quindi quello che vi ho fatto vedere era il downward peak slanting, perché abbiamo appunto l'inclinazione in quella direzione. Invece l'upward peak slanting prevede l'inclinazione esattamente opposta, e quindi se volessi eseguire lo stesso lick ma iniziando però con la plettrata verso l'alto, sarebbe più conveniente inclinare il plettro in questa direzione. Come potete vedere, a ogni plettrata in giù ho il plettro in una posizione sopraelevata rispetto alle corde e quindi riesco a saltare da una corda all'altra molto più agevolmente. Io mi sono reso conto che utilizzo di più questa impostazione nel mio modo di suonare, però chiaramente, come vi dicevo prima, c'è una buona dose di soggettività quando parliamo di tecnica, quindi potete sentirvi liberi di sperimentare sia una sia l'altra soluzione. E il quinto e ultimo trucco che vi consiglio per migliorare la vostra plettrata alternata è capire che questa tecnica non funziona sempre nello stesso modo in tutte quante le circostanze. Come abbiamo visto prima, analizzando il concetto di peak slanting su un pattern di note pari, abbiamo visto che se volevo inclinare il plettro in un certo modo, dovevo per forza iniziare con una plettrata di un certo tipo. Quindi volevo inclinarlo in downward, perfetto, dovevo iniziare con la plettrata in giù. Volevo inclinarlo dall'altra parte, dovevo iniziare con la plettrata in su. Questo diventa più complicato quando noi andiamo a gestire dei lick che hanno
più note sulle corde, ma soprattutto che hanno un numero di note dispari all'interno delle corde stesse. Proviamo a vedere questi due lick. Questo lick è una semplicissima doppia terzina su ogni corda in scala di La maggiore. Come avete visto, ho inclinato leggermente il plettro in questa direzione, perché così avevo appunto la possibilità, facendo un downward pick slanting, di passare alla corda successiva con più agilità, perché l'ultima plettrata in su mi ha permesso di passare alla corda successiva senza problemi. Se avessi utilizzato l'altra inclinazione, mi sarei ritrovato col plettro in questo punto e quindi non avrei avuto una successione di movimenti fluida. Se io invece volessi iniziare il lick in plettrata verso l'alto, lo posso fare, però chiaramente devo utilizzare l'upward pick slanting e quindi... E come avete visto, più che l'importanza di come iniziare un lick, è importante capire come inclinare il plettro in modo da cambiare agevolmente tra le corde. Se io vado a variare leggermente questo lick e decido di farlo così, qui mi cambia praticamente tutta quanta la vita, perché in questo caso dovrò utilizzare l'upward pick slanting quando vado a fare la plettrata che inizia verso il basso. E invece il downward pick slanting quando inizierò con la plettrata verso l'alto. Ok, avete visto come già con queste sequenze così semplici la faccenda diventa piuttosto complicata. Per questo la cosa più utile è di studiare quante più sequenze possibili, così da essere pronti a qualunque circostanza. Ed è per questo che ho realizzato Dentro la Tecnica, il mio corso dedicato proprio al migliorare la capacità gestuale sullo strumento e che permette di aumentare la disinvoltura nel vostro modo di suonare. Il corso propone moltissimi esercizi che vengono poi applicati direttamente in un contesto musicale, così da non darvi semplicemente della tecnica nuda e cruda, ma imparando queste sequenze potrete poi successivamente inserirle nel vostro vocabolario musicale e diventare quindi dei chitarristi più vari, più versatili e dei chitarristi migliori. Quindi se siete interessati e ancora non l'avete fatto, registratevi sul mio sito chitarradidattica.it, così riceverete sicuramente l'avviso di quando questo corso uscirà. Chiaramente se vedrete questo video tra un po' di tempo potrebbe essere già uscito, quindi controllate il sito per vedere se per caso il corso c'è già. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse mettete un like, così da farlo sapere anche all'algoritmo di YouTube. Seguitemi su Instagram, trovate il nick qui sotto. Vi ricordo che la mia scuola di musica offre lezioni via webcam di chitarra, basso elettrico e pianoforte, per cui se siete interessati scrivetemi una mail all'indirizzo qui sotto in descrizione. Potete scrivermi anche se volete informazioni aggiuntive riguardo proprio al corso Dentro la Tecnica. Non preoccupatevi, risponderò a tutte quante le vostre richieste. Nell'attesa dei prossimi video sulla tecnica, vi lascio qui a destra un'altra mia video lezione e per chi non lo conoscesse, il Dr. Guitar. Grazie mille dell'attenzione e alla prossima!